Nel 2013 Monica Martinelli fonda Cagli, la casa editrice 7-9, una casa editrice che si schiera a favore della costruzione di un immaginario privo di stereotipi sessisti, che pubblica costantemente libri utili ad affrontare la prevenzione della violenza di genere. Allora Monica, da Cagli, in questo piccolo paese, come ti è venuta questa idea nel lontano, diciamo così, lontano 2013? Cagli è un piccolo paese ed è in generale un piccolo territorio. Ma prima di fondare la casa editrice a Cagli ho girato un po', per cui ci sono state esperienze in Spagna, contatti con persone in Europa e in Italia, un'esperienza di una casa editrice più strutturata a Bologna e poi insomma sono approdata a Cagli con 7-9. Ecco, quindi avevi già un progetto ben preciso, quindi una casa editrice specializzata in questo genere di libri. Sì, un progetto preciso che è nato nel 2013 e si è implementato nel corso del tempo, ma il format è rimasto lo stesso, quindi libri che si occupino del tema della discriminazione e violenza di genere attraverso tutti i linguaggi narrativi, per cui dall'albo illustrato alla narrativa, alla saggistica, ai libri di formazione per insegnanti, operatori, operatrici dei centri antiviolenza. Quindi un progetto nato con una struttura ben precisa che si è soltanto implementato nel tempo, ma il format era ben chiaro fin dall'inizio. Ecco, l'anno è appena iniziato, quali sono i prossimi libri che avete intenzione di produrre? Allora, ci sono quest'anno 10-12 libri in produzione già, da qui alla fine del 2022, e il primo libro che uscirà sarà un libro sul consenso per adolescenti, ed è un tema molto importante, molto importante proprio oggi, quando si parla di violenza, di discriminazione, ma è necessario anche discutere di cosa sia il consenso, che il consenso non è soltanto un sì in qualsiasi azione della nostra vita umana, non è un sì, ma deve essere un consenso entusiasta, informato e consapevole. E quindi sì, insomma, il primo libro sarà questo e poi ce ne saranno molti altri, sia albi illustrati che narrativa. I libri si trovano in tutte le librerie italiane, perché la nostra distribuzione è nazionale, quindi nelle librerie fisiche, nelle librerie online, attraverso il nostro sito internet, e poi se volete seguirci, insomma, attraverso i nostri social, ci troverete ormai anche in qualche fiera, insomma, tutto sta riprendendo, per cui riprendono le fiere, riprendono gli eventi in presenza e ci troverete anche nei principali eventi dedicati al libro in Italia.